Ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darsi battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Vengono da un risultato negativo nell'ultimo match esterno, vogliono tornare a vincere oggi. Ma hanno giocato bene nell'ultima partita, infatti hanno perso per 2-0, ma ritengo che la sfida di oggi sia alla loro portata, che possano uscire dal campo vittorioso. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Hanno deciso di andare sul sicuro optando per il più classico dei 4-4-2. Modulo che non passa mai di moda, un evergreen Pierre, e che garantisce equilibrio in ogni zona del campo. Si avvicina all'area, il tocco dentro, splendida azione. Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si spiega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e sia terminata largamente sul fondo. Nessuna delle due squadre ci sta a perdere oggi. Una sconfitta significherebbe molto probabilmente dire addio alle chance di qualificazione al playoff. Sei d'accordo, Stefano? Sì, dando un'occhiata anche al calendario, mancano poche partite alla fine e potrebbe non esserci spazio per un'eventuale rimonta, senza contare lo stato d'animo dei giocatori. La mette in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Punta l'area. Cambia di fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. C'è campo per la ripartenza. C'è la prateria per andare. Non è finita. Prova a calciare. Non trattiene, attenzione. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Palla che esce, sarà fallo laterale. Prova ad andare. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Guadagna metri. È tutto solo. Palo, ma il pallone. Attenzione, ed è calcio di rigore. Ed è cartellino rosso, rosso. Chiara occasione da gol, espulsione obbligata. Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto, ma ha colpito le caviglie dell'avversario. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. C'è aria di cambio. Trasformazione perfetta. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Nessuna esitazione, nessun nervosismo, le gambe non gli sono tremate ed è riuscito a battere il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Si porta la palla oltre la linea anche per il pressing del difensore. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Ottimo il pressing con la formazione avversaria che fa fatica ad uscire dalla propria metà campo. Oscar. C'è spazio per andare. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Dawson. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla vagante adesso. Prova a far partire il tiro.
Attaccante che si era involato tutto solo verso la porta, ma che si è bloccato proprio sul più bello. Poteva fare sicuramente meglio. La sua conclusione è terminata abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Guadagna metri verso l'area. Sta avanzando. Cerca il traversone. La difesa la meglio e allontana il pallone. Apre bene di testa. Oscar. Punta l'area. Il tocco dentro. Senza problemi qui, non segneranno certo con questi tiri. Ci sono metri a disposizione. Ha perso il pallone. La mette in mezzo con questo pallone. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Sembrava fallo, ma si gioca. Via, via, via. Occhio al suo movimento. Occhio al traversone. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Ha spazio per tirare. Pallone che finisce largamente sul fondo. Beh, conclusione buona, ma solo nelle intenzioni. Palla che non ha preso il giro voluto, terminando la sua corsa lontana, lontana. Nessun dubbio qui, dopo il vantaggio arriva il cartellino giallo. L'azione è proseguita per il vantaggio, ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. Si chiude il primo tempo. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Si avvicina all'area. E c'è la conclusione. Esce e recupera il pallone. Cerca addirittura la porta. Guadagna metri. Recupera il pallone sulla fascia. Conquista l'ennesimo pallone. C'è spazio per andare. Azione interrotta. Attenzione, pericolo. Non ha inquadrato la porta, per poco qui. Conclusione leggermente troppo alta, palla che è terminata oltre la traversa. Non era semplice tenerla bassa. Questa sostituzione potrebbe dare la scossa necessaria per cercare il gol del pareggio, Pier. Occhio, cerca l'area di rigore. Ha spazio per andare. La traiettoria verso il centro. Buono l'anticipo del difensore. Il difensore è un muro su questo tiro. Guadagna metri verso l'area. Il traversone sul primo palo.
granché il cross, la difesa a vita facile. Occhio al tiro della bandierina. Da rivedere il tentativo dell'attaccante su questo colpo di testa. Beh, ha impattato male il pallone, non c'è che dire. Non l'ha colpita con la fronte, spedendola ben lontano dallo specchio della porta. Occhio, perché l'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino. Poteva far di meglio su questo colpo di testa. Forse non se l'aspettavo, più semplicemente non è riuscito a indirizzarla come avrebbe voluto. Capita. Restituisce bene il pallone. Oscar. Ci sono metri a disposizione. La mette in mezzo con questo pallone. Attento qui il difensore che allontana. Possibilità di contropiede. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Prova la botta, tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato, abbastanza comprensibile. Ancora un passaggio perfetto. Punta l'area, palla schizza via dopo il contrasto. Ancora un quarto d'ora da giocare. Pallone profondo, pericoloso. Occasione! Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match a loro vantaggio. Punteggio che torna dunque in parità. A quanto pare non sembrano risentire troppo dell'inferiorità numerica. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Palla in fallo laterale. Oscar. Palla vagante adesso. 600 secondi da giocare ancora. Arbitro ha visto qualcosa. L'arbitro tira fuori il cartellino giallo. E per un attimo ho temuto per loro che volesse estrarre un altro cartellino rosso. Ha interrotto l'azione avversaria con questo intervento che l'arbitro ha giudicato dunque irregolare. Mi piace l'arbitro, giusto intervenire. Il giocatore aveva calcolato male il tempo dell'entrata, finendo per rovinare addosso l'avversario. Palla vagante. C'è spazio per andare. Qui il difensore ha delle responsabilità. Beh, direi molte, Pier. No, non granché qui la girata di testa, voler essere buoni. L'impressione è che l'abbia impattata con la parte alta della testa, non con la fronte. Ne è uscita fuori una conclusione inguardabile. Oscar. Guadagna metri. Costretti a buttarla via di fronte al pressing degli avversari. Si avvicina all'area. Crossa verso il centro. Spazzano via il pallone. Spazio per il cross. Cerca il pallone profondo. Palla raccolta senza problemi dal portiere. Tocco di testa, palla che scivola in fallo laterale. Possono ripartire dopo il match che finisce in parità.